studi sulla salute della John Company, istituto di ricerche. Difendiamo la nostra mente. Prodotto dalla Walt Disney Productions. Rappresentata da un triangolo equilatero, composto da un lato fisico, un lato mentale, un lato sociale, ed ognuno di uguale importanza. Accettando questo concetto e mantenendo stabile l'equilibrio di tutti i lati, potremmo vivere più sani e felici. Ma si può riuscire a mantenere questo equilibrio nella vita logorante di oggi? Forza, corri, ora vai, dagli il succo, spingi, dai. Dal mattino l'ora guardi col terrore di far tardi, corri qua, corri là, per crearti un bello stato d'ansietà. Per far colpo sulla gente compri un'auto più potente, ecco qua che si fa, per crearci un bello stato d'ansietà. Per tornare in guai, le pasticche hai, tieni tutto dentro finché lucerà non hai, d'una sarà la vita, ma di far parte del sistema ti piacerà. Con coraggio e dirruenza batterai la concorrenza, non ti far superare, al riposo non pensare. Non è facile direi, ma con la tua volontà e molta tenacità, nel manicomio pronto. Nella profondità dei tempi, l'Australia e le isole a lei vicine facevano parte del continente asiatico. Quando il livello degli oceani aumentò, il ponte terrestre che univa queste regioni all'Asia venne sommerso, isolandole dal resto del mondo. Così, lontana dall'evoluzione, da influenze esterne e dai pericoli di animali di maggior mole, la fauna dell'Australia continuò a mantenere i suoi caratteri primitivi. Qui, senza cambiamenti di rilievo durante lo scorrere dei secoli, la natura ha preservato, come in un santuario, le sue creature più bizzarre. Nel continente australiano esiste ancora un pipistrello gigantesco, l'opteropo, detto anche volpe volante. Nei periodi di bassa marea, il ceratopo salta sui banchi fangosi aiutandosi con le pinne e con la coda. Quando l'acqua ritorna, si comporta di nuovo come un vero pesce.
immagino e si studierà. Matematica? Cinematica? Le passioni? Costruzioni? Fiori? I fumetti? No, no, no! Materia di studio, quest'oggi sono gli strumenti musicali. Materia di studio, quest'oggi sono gli strumenti musicali.